amici di Ebet Social, un caro saluto da Attilio Campobello. Tredicesima giornata di Serie A che è andata in archivio e come al solito ci regala tanti spunti di discussione e di analisi. In modo particolare il primo spunto ce lo regala la classifica. Il Milan tiene la vetta della classifica vincendo una partita molto complicata a Sassuolo con tutte le assenze del caso. L'Inter, sesta vittoria consecutiva, Hakimi e Lukaku ancora in gol, nonostante lo Spezia abbia dimostrato ancora una volta che sia una squadra veramente, veramente all'altezza della massima serie. E poi la Juventus che ha vinto 4-0 a Parma e che probabilmente ha giocato la migliore partita della sua stagione, dando continuità a quelle che erano state le prestazioni dell'ultimo periodo, in cui i miglioramenti erano stati notevoli. Se andiamo a considerare il fantacalcio e quindi quello che ci interessa più da vicino, bonus e malus, vengono fuori alcuni nomi che sono sicuramente delle vecchie conoscenze del nostro campionato. Buffon e Reina, per quanto riguarda i portieri, si sono messi in luce in questa giornata, dando il loro contributo appunto nelle vittorie rispettivamente della Juve a Parma e della Lazio contro il Napoli. Napoli spuntato, Napoli senza i suoi tre attaccanti principali, Osimhen, Mertens e Insigne, ma Napoli che comunque aveva un attacco di tutto rispetto con Lozano, Politano e Petagna, che però non è riuscita a far male alla difesa biancoceleste. In difesa le certezze che continuiamo a ripeterci da almeno qualche mese, dall'inizio del campionato. Hakimi e Gosens ancora una volta in gol, Theo Hernandez che sporna un assist pesante per il 2-0 del Milan contro il Sassuolo per il gol di Salemakers. E poi Lico Giannis che si conferma ancora piedino fatato, sinistro fatato. Secondo gol per lui in questa stagione, sempre su punizione, praticamente un cecchino, perché veramente, veramente ha un tiro notevole e continua a dare soddisfazioni soprattutto a chi aveva investito in lui senza spendere una cifra esagerata. A centrocampo invece troviamo i sampdoriani, Jankto e Damsgaard, sicuramente positivi nel 3-1, molto positivi nel 3-1 contro il Crotone, soprattutto il primo ancora una volta in bonus con uno dei suoi classici inserimenti, uomo in più della squadra di Ranieri, sicuramente un affare per chi ha puntato su di lui. Per quanto riguarda l'attacco invece due, diciamo, certezze che però nell'ultima partita avevano steccato contro l'Atalanta, stiamo parlando ovviamente di Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata, e un rientro tra i top della Serie A, e gli diamo praticamente il bentornato a Josip Pilicic, la cui assenza si era fatta sentire parecchio per quanto riguarda l'Atalanta, in un periodo in cui Gomez continua a litigare con Gasperini e sembra che non se ne venga fuori. Ilicic si prende in mano la squadra, la trasforma nel secondo tempo, 4 reti dell'Atalanta con un gol e 2 assist, una partita straordinaria dello sloveno che sembra tornato al periodo pre-lockdown in cui incantava tutti gli stadi della Serie A con le sue magie. Speriamo per lui e per chi ha scommesso su di lui che la cosa possa proseguire e che le sue prestazioni possano crescere, perché vederlo in campo è davvero uno spettacolo. Per adesso io vi saluto, vi do appuntamento all'ultima giornata di Serie A in cui faremo un piccolo consuntivo di quello che è stato il 2020 fino a questo momento, e quindi ci faremo anche gli auguri. Un saluto, ciao!